pianure ghiacciate, paese ricco di storia, di tradizioni e di avventura. 80 anni fa la scoperta dell'oro nella Columbia inglese fece accorrere dagli Stati Uniti e dal Canada moltitudini di cercatori. Trovarono immani foreste ed un tortuoso sentiero lungo il fiume Fraser, unico accesso alla terra della ricchezza. Questa corsa all'oro, chiamata dei caribù dal nome della tipica renna canadese, si esaurì come le altre, ma il sole che tramontava sui giacimenti deserti risorse un giorno sugli sterminati armenti della Columbia centrale, dove sono tuttora le fattorie dei caribù e dei Chilcotin. Questa è la storia d'un uomo che volle diventare un grande allevatore e contribuì a creare una nazione. Altro di questi animali esce dalla pista, lo lascio perdere. L'hai detto non so quante volte, ma li hai sempre ripresi. Ma questa è l'ultima volta. Ho già sfacchinato abbastanza con questo branco di bestiacce che tu chiami un armento. Sei cambiato, Mike, che ti ha preso la febbre dell'oro e non riesci più a ragionare. Come le migliaia di persone venute qua su prima di noi. E un mucchietto d'oro non dispiacerebbe neanche a te. Per questo sono venuto. E allora decidi di scegliere tra l'oro e il bestiame. Sono due cose ben diverse. Perché dovrei scegliere proprio adesso? Se ho accettato di venire a cercare l'oro insieme a te, l'ho fatto a condizione di portare la mantia con noi. L'oro per me è solo il mezzo e non il fine. Io voglio un grande allevamento come sognavamo di possedere al nostro paese. Andiamo! Guarda un po' là. Dobbiamo contare le bestie mentre passano. Perché? Questo ponte di Wash si paga il pedaggio. Qual è la tariffa? $0,50 a testa per i buoi, $1 per lei e il suo amico e $2 per il carrozzone. Chi di voi è Wash? Nessuno, lavoriamo per lui. L'acqua di quel rigagnolo non arriva alla pancia delle bestie e questa specie di ponte io lo scavalco con un salto. Non mi ci proverei se fossi al suo posto. Siete dei ladri. Chi non paga non passa. Beh, c'è che la prendete in questo modo. Mike. Qualche guaio? Ne abbiamo passati di molto peggiori.
4-2, per me ci sto. No, 4-3. 36 capi di bestiame fanno $18. Due per noi e due per il carro? No. No, andremmo in rovina per passare su quel trespolo. Ora sì che parli bene. Avanti! Sta fermo, mi è venuta una buona idea. Andiamo! Non hanno fatto un gran danno. Avanti, insediamo. Tu sta qui. Terra di buona gente, ospitale. Sì, brava gente come dalle nostre parti. Te la sei goduta, attaccabrighe. Anche tu. Mi sembravi vecchio, Redfern. Ci sarebbe da divertirsi se non avessimo sul gobbo quei 36 impiastri. 35, uno di meno. Meglio. Non parlare così. Se non avessimo avuto le bestie non avremmo potuto passare. Adesso ricomincia. Per lui non ci sono che i buoi. Dei buoi in questi paraggi? I caribù saranno gelosi. Ehi, amico! Ehi! Andate al nord? C'è un'altra strada più comoda. No, se siete diretti ai giacimenti. Questo è il sentiero dei caribù. Un disperato a ogni roccia e un morto a ogni albero. Di dove siete? Montana. Montana? Ah, bene, ho un fratello lassù io, fa l'allevatore. Anch'io lo sarei se non avessi il prurito dell'oro. Sono stato dovunque, nei giacimenti di California, della Virginia, di Aldercorce. Sei riuscito a trovarne? Ah, certamente, ho scovato parecchi filoni. Beh, non erano dei più ricchi, ma ci ho campato. Forse stavolta troverò quello buono. Andiamo, Annibale. Ehi tu, Confucio. Mi chiamo Lin. Io Orso. Non è il mio vero nome, ma ormai mi chiamano tutti così perché una volta ho litigato con un grosso orso. E l'ho messo a terra, come è vero che sono qui. Dite un po', ho sentito un po' di sparatoria qualche minuto fa. Ha avuto noie? Sì, una piccola discussione. Ho capito, sul ponte, Sì. Avete fatto benissimo a non pagare. Quei manigoldi della cricca di Walsh sono un incrocio fra il brigante e la sanguisuga. Ehi! Che bel carrozzone che avete. Chissà che delizia andati sopra. I miei piedi hanno un piccolo desiderio di riposo. Ti lascio Annibale, figliolo. Giù, andiamo, cosa stiamo aspettando? Avanti! Sì, signore. È cotto a punti. Solo una piccola ombra di condimento ancora. Il sale, Confucio. Mettiamo Lin. Ah, già, dimenticavo. Nome comune, Cina, vero? Non so, io nato a San Francisco. Davvero? Mai stato in Cina? Ah, un gran bel paese la Cina. Ci ho fatto una capatina giusto qualche tempo fa. Sì, signore. Il maharajà di Hong Kong mi ha offerto di cedermi la sua stupenda collezione di smeraldi e di rubini in cambio di questa ricetta culinaria. Non ho accettato. Maharajà a Hong Kong? Assaggio un po'. Hai gustato niente di meglio? E tu, che ne dici, giovanotto? Ehi, non è malvagio, anzi è buonissimo. Cosa? Un nettare con ambrosia da assaporare ad occhi chiusi. Thank you.
cadavere vicino, sepoltura aperta. Mike! Mike! Il braccio. Ravviva il fuoco, scalda dell'acqua. Mike, fa male. Mi dispiace. No, Jim! No! No! No, Jim! No! Meglio che ti riposi. Come stai, Mike? Sei soddisfatto ora? Ti porterò da un dottore, Mike. Fra poco ci siamo. Lasciami solo. Vattene via. Non voglio vederti più finché vivo. Ehi, c'è qualcuno! Fermiamoli! Cosa è successo? Abbiamo un uomo ferito. Ha assoluto bisogno di un dottore subito. Niente dottori fino a Carson Creek, sono 15 miglia. Altre due o tre ore, no? E lo trascinate così? Abbiamo perduto i cavalli. Se possiamo darvi un aiuto. Grazie. Orso, Link. Jim, io vi seguo con Annibale e le stelle. La diligenza sta arrivando all'albergo. Già. A quel cinese lassù era con quei cowboys sul ponte. Si ferma alla casa del dottor Rhodes. Va a curiosare. Bene. Attenzione, fate piano, fate piano. È grave, dottore. Lasciateci passare. Capo, Mike è ancora vivo? Sì, ma è rimasto svenuto per un paio d'ore. Che è successo al suo amico? Lei è uno di quelli del ponte. Infatti, ma se fossi in lei non mi farei vedere qua attorno. Walsh è infuriato proprio perché gli avete sfasciato il ponte. Tante grazie, nostro dovere. Ling, resta qui con Mike, io ritornerò fra un paio d'ore. Va bene. Crede che Mike guarisca? È difficile che il dottore possa dircelo subito, ma... spero di sì. Whisky. Stati Uniti, eh? Non è buono? Certamente. Salve, Francy. Oh. Buongiorno. Permette che mi presenti, io sono Walsh. Lei è quel tale che ha portato un uomo ferito. Che gli è successo?
Non lo sa, eh? Come lo potrei? Credevo che l'avesse saputo da quell'uomo che le parlava là di fuori un minuto fa. Un uomo fuori? Ah, è Murphy. E che ne sa? Ma non lavora per lei? È una specie di sorvegliante del mio ponte. Sono stati i suoi buoi a rovinarmi il ponte. Buoi nel caribù? Sì, sono i primi. E sono i benvenuti, anche lo sa che non gustiamo una buona bistecca da secoli. Senta, le dispiacerebbe vendermi quei buoi? Hm? L'intera mandria? Non posso vendere ciò che non ho. Me l'hanno fatta scappare l'altra notte. Scappare? Quanto mi dispiace. Già. A proposito, a chi mi paga quel ponte sfasciato? Mi mandi il conto. Non crederà che gli abbia rubato quella specie di mandria? Ma che cosa? Sì o no? E come avrei potuto? Lei sa bene che ho passato l'intera giornata nel suo locale. Certo, ma cosa ha fatto la gente che lavora per lei? Erano qui anche loro la notte scorsa? Oh, ora basta, Francie, non ho voglia di litigare con lei. Giorni fa mi ha chiesto ancora un po' di tempo per riflettere. Bene, ne ha avuto fin troppo. Non abbastanza. Non sono un individuo da far aspettare. Quello che voglio me lo prendo. Ne sono persuasa. Ho fatto affidamento su di lei. Il suo è l'unico bar del paese. Non ho permesso che ne aprissero un altro. Ma avrei l'intenzione di aprirne uno io. So benissimo, Walsh, che in questo paese le persone e le cose appartengono a lei. Ma il locale l'ho messo su con il mio denaro. No, Franci, ho detto che non volevo litigare con lei. Ma si ricordi che non ho molta pazienza. Com'è successo? Indiani? Non sono sicuro. Ah, capita spesso in questo paese, soprattutto ai cercatori d'oro con il sacco ben pieno. Ma quasi sempre non c'è bisogno del dottore. Posso lasciarlo da lei? Certamente, non si può muovere. Sai fare l'infermiere? Plovelo. Bravo, ho bisogno di aiuto. Lo trattengo qualche ora. Grazie, dottore, sarò qui nel pomeriggio. Bene, tu vieni con me. Sei stato un fulmine, Orso. Annibale va a rotta di collo se ne ha voglia. E questa volta ce l'ha. E Mike? Bisogna aspettare. Bene. Possiamo anche mangiare mentre aspettiamo. Lo stomaco mi arriva quasi ai ginocchi. E a me fino ai tacchi. Tu stai meglio, non mangiamo da ieri sera. Potremmo far qualche soldo vendendo una sella. Ma dove si mangia? Io andrei alla casa dell'oro. Buona cucina. Mineraria Walsh. Rest mercantile Walsh. Commerciale Walsh. Ma questo paese non si chiamava Carson Creek. Meglio chiamarlo Walsh, no? Già. Sono stato qui un paio di volte. Walsh era all'inizio. Adesso è un padre eterno. Per prudenza portiamone due, G. Va bene. Comprare una sella senza cavallo? Due selle, senza due cavalli. Ha provato dal sellaio? No. E non le sembra che sia il posto più adatto per vendere selle? Può darsi, ma non mi piace il nome che sta sopra lo stallaggio. Walsh? E perché non le piace? Lo si vede dappertutto, questo nome. Soltanto qui non ce lo trovo. Le sembra strano? Ho già avuto offerte. Non ne sono sorpreso. Forse le potrei rivendere abbastanza facilmente. Quanto crede che valgano? Oh, mi dia quello che vuole. Jim, siamo indietro con la cena, la colazione e il pranzo. Lo so. Ci accorderemo presto. Ehi, due bistecche di caribù. Gliele pago $20 ciascuna. Anzi, facciamo 25. Sì. Accettato, le due selle sono sue. Quelle selle non andranno lontano. No. Camicia per te, due coperte a testa, un'ascia e una padella. Walsh è il solo venditore a Carson Creek e può mettere i prezzi che vuole. Se riesco a fare i quattrini voglio impiantare un bel commercio e mandare quel ladro di Walsh in fallimento. Attento che non faccia fallire te con una palla nella schiena. Credi che sia stato lui ad arraffarci il bestiame? Dopo quello che ho veduto e sentito qui in paese sono certo che in ogni porcheria c'è immischiato quell'individuo. Dimmi chi sei, altrimenti sparo! Ma non sparare! Io Link!
Ti pare questo il modo di avvicinarsi ad un accampamento? Specialmente da queste parti dove la gente spara a prima vista? E seppellisce gli sbagli? Che è successo, Ling? Forse Mike... No, no. Dottore dice che io non servire stanotte. Ha preso una donna, dice che è meglio di Ling. Infermiera. Come sta Mike? Dorme. Comprato coperte? In paese. Costano un occhio. Le selle. Venduto le selle? Per forza. Eravamo a terra. Dovrò cercarmi una specie di impiego e subito. Impiego? Eh già. Con quel po' di oro che c'è in giro e che basta raccogliere? Costa soldi andarla a cercare. Ci vogliono viveri e attrezzi. Oh, con $100 siamo a posto. Li metti tu $100? Beh, sinceramente no. Mai avuto più di 100 centesimi. Allora? E qualcuno li tirerà fuori. Chi? Walsh? Ah, oh, avere io i $100. Tu, Ling? Ma se non riscuoti il tuo salario da mesi? Ling risparmiato prima. Avere $300. Li prenda. $300. Ma ci devi aver messo degli anni per risparmiarli. Non importa. Lei pagare il dottore, poi andare a cercare oro. Diventare ricco. Va bene, Ling, li accetto. Compreremo il necessario e tenteremo la sorte. Andremo come soci e faremo parti uguali. Una per te, una per me e una per Mike. Va bene, socio. Ehi, e io chi sono? Lo sapete voi come è fatto l'oro? Sapete voi come si fruga il fiume? Credete che le pepite vi saltino nella mano gridando «Ehi, io sono l'oro!» No, no, amici, mica così facile. Intendevo dire, Orso, che divideremo in quattro parti. Ah, adesso parli bene. Ciao, ciao. Va via di qui. Mike, sta calmo. Ti devo dire qualche cosa. Ti ho già detto di non farti più rivedere. Cercherò l'oro, Mike. E lo troverò, ne sono certo. Compreremo il miglior bestiame di tutto il Canada. Costruiremo il ranch che abbiamo sognato. Maledetto il tuo bestiame. T'avevo detto di venderlo allora a te, Stardo. Hai preferito trascinartelo appresso. Non me lo scorderò. Non me lo scorderò per tutta la vita. Mike, tu non sai quello che dici. Togliti dai piedi, vai via di qui! Mr. Redfern, la prego. Sta ancora male. Mi dispiace, Redfern, ma non è in grado di sopportare emozioni. Lo so, ma starò fuori un po' di tempo... E non volevo andarmene senza avergli parlato. Può partire tranquillo. Ormai è fuori pericolo. Ehi, chi? Ehi, chi? Ti stanno vendendo i buoi. Dove? Casa di loro. Mi hanno oltrepassato, capisci? E quando io... Ehi, ehi, momento! Redfern ed Evans? Sì. Me lo dice dove l'ha presa? Le domando io forse dove compra il suo whisky? $1 al chilo soltanto. O la compra lei o metto bottega e me la vendo io. Sono 6 mesi che qui non si mangia carne di bue. Dove ha preso questa carne? Ai badi ai fatti suoi. Mi hanno rubato 35 capi di bestiame l'altra notte e questa... Non ci sono 35 buoi in tutto il paese dei Caribù. Adesso non ci sono, ma c'erano 2 giorni fa e lei li ha visti tutti. Oserebbe dire che glieli ho rubati io? Sì. Grazie, Orso. Ah!
È il mio marchio, R/E. E con ciò ho incontrato una bestia zoppa e l'ho abbattuta. Che avrebbe fatto lei? È impostore. Questa carne proviene da almeno tre bestie. Tre? Sì. Lei è pazzo, ma l'accomodo io. È Bill Miller. È uno dei suoi. Ha lavorato per me, ma l'ho licenziato. C'era anche lui su quel ponte. Già, ora mi rammento. C'era, ma solo per combinazione. E per pura combinazione ci ha sparato. Sì, Miller era un tipo piuttosto violento. R.E. è il suo marchio? Sì. È sicuro di non sapere nulla della faccenda? Che vuole che sappia? Le ripeto che non lavorava per me da tempo. Me ne sono dovuto sbarazzare già perché era un ladrone, un manigoldo. Queste cose non le tolleriamo a Carson Creek, vero? Ha avuto ciò che si meritava. Era un pericolo per la comunità. Scusi, Francie, è stata colpa mia. Oh, non importa. Prendo io la carne. Quanto devo pagarle? Sta bene, dia il denaro al dottor Rhodes. Non so ancora quanto tempo starò fuori e Mike... Già, lei mi capisce. Andiamo, Annibale. Devi fare un giro e un colpo con pugno. Devi scartare il fango e buttarlo via. Mostra come si fa, orso. Eh? Mostra come si fa. Posso dire di essere un professore. Facevo da solo il lavoro di tre o quattro uomini quando ero a Virginia City. Ehi! Non ha pietra. Oh, quest'acqua dannata e di ghiaccio mi fa ritornare quei maledetti reumatismi. Se non fosse per questo sgomberai più di un ego. Bene, proviamo più su per un paio di giorni. Ma le provviste calano. Ci aiuteremo con la caccia. È il pezzo più grosso fino a... Sì, un guadagno di 30 centesimi al giorno. Ehi, non vorrei mica andare più in là? Chissà cosa c'è oltre quelle cime. Niente, Jim. Ficcatelo bene in testa, non c'è niente e poi niente. Tu ci sei stato? Ci tengo ai miei capelli, Jim. E sai perché? Quel posto formicola di indiani. Quella è la terra dei cincoti, le facce rosse, alla larga. Abbiamo fatto 30, facciamo anche 31. Ah, non è febbre dell'oro la tua, è un delirio. E va bene, che Dio ci aiuti. Avanti, Link! Avanti. C'è una visita per lei, Mike. Se è ancora quella donna, la mandi via. Salve, Mike. Come sta oggi? Senza un braccio, come ieri. L'ha mandata Redfair? No, si sbaglia. E perché continua a venire? È stata qui già tre o quattro volte. Fra giorni potrà uscire. Ha dei progetti? Certo. Comprare un piattello e fare il cantastorie. Non dica sciocchezze. Venga con me. Mi occorre uno in gamba. Con due gambe e una mano? La finisca, Mike. Le darò lavoro e una buona paga. So bene chi è lei, Francie Harrison. Ha fatto soldi a palate. E ora si vuole sdebitare con la provvidenza aiutando un disgraziato monco. E va bene. Se lei ragiona così. È uno sciocco, Mike. Thank you.
tenevo il caribù sulla palma della mano. Non si muoveva foglia se non volevo. L'ho lasciata lavorare. Ha fatto buoni affari fino adesso, ma ne farà sempre di meno. Mi toglie la sua alta protezione? Esattamente. Perché non guardi dove metti i piedi, brutto? Voleva darmi del monco? Mi hai urtato per provocarmi. Che faccia rossa, Mr. Walsh? Ha preso uno schiaffo? Tu stai cercando disgrazie. Il primo ministro del re del Caribù. Puoi ringraziare Dio che hai solo una mano. Ho solo una mano, ma vale per due. T'ammazzo! Per sparare basta una mano. Siamo pari. Coraggio, spara. M'hai colto di sorpresa. Vuoi provare di nuovo? Accomodati pure. Ti ammazzo ugualmente. Avanti, sbrigati. Spara! No, Mike, no! Si tolga di mezzo, Francie. Si tolga di mezzo! Vuol passare dal mio ufficio? Desidero parlarne. Mike, non parli con Walsh. Perché non dovrei farlo? Chi ha un braccio solo mangia come uno che ne ha due. E Walsh paga bene. Orso, voglio salire fin lassù. Ci vai a piedi. Andi bene, tu resti qua, eh. Chilcotin. Guarda che erba. C'è acqua. Un paradiso per il bestiame. Guarda. Avanti, orso. Qui c'è da fare fortuna. Credi? Io non so cosa ti trovi. Mi capisce? Sempre fortunato io. Facce di matoni, branco di idioti, pezzi. Calma, orso. Il primo che mi tocca un pelo lo strangolo. Branco di idioti, di buoni siva. Non siva, piedi neri. Uè, sa parlare questo. Bianchi venuti in terra indiana. Indiani uccidere bianchi. Un momento, capo, discorriamo un po'. Siamo capitati qui solo per sbaglio. Indiani uccidere bianchi, bianchi non venire. Sì, hai ragione, pienamente d'accordo. Vero, Jim? Questa è terra vostra. Noi ce ne andiamo e non torniamo più. Yoda! Wick! Decidiamo qualcosa alla svelta, dobbiamo agire prima che abbiano terminato la danza di guerra. Sì, lo so. Ho ucciso uno di loro. Due? Te l'avevo detto io che questa è terra indiana. Ah, per me se la tengono tutta. Se potete darmi la gamba, credi... No! E Annibale, ci è venuto dietro.
Ehi, Annibale! Annibale, piacere di vederti, vieni. Vieni, amore, vieni. Adesso basta, Annibale, non farli imbestialire ancora di più. Ehi lì, mi è venuta un'idea. Quale? Sarà un po' dura per il povero Annibale, ma forse ci salverà la pelle. Io gli ho insegnato uno scherzetto. Tira certi calci a comando. Ogni volta che vuoi. Ogni volta. Occorre aspettare il momento giusto. Hai capito, Ling? Dobbiamo uscirne. Ma io, finale, collere come diavolo. Non volere essere calvo. Aspetta un momento, capo. Non precipitiamo le cose. Voi ucciso, voi morire. Fatti sotto, Annibale! Scappate, resto io! Cosa vuoi? Lavorare. Giovanotto, hai sbagliato porta. Molta fame, volere lavoro. Ma levati. Un momento, tu eri con Redfern, non è vero? Sì, miss. Io, Ling, lavorato per Jim Redfern e per Mike. E Mr. Redfern è tornato? Non lo so. Indiani preso padrone, preso me, preso Olso. Olso e io scappati. Jim forse è scappato, forse morto. Morto? Dale lavoro, servire cuoco, miss. Ling, molto buon cuoco. Fare biscotti, torte, tanti dolci. Vieni con me. Thank you.
Avrei un po' d'oro. Fortunato, eh? Un sacchetto, tutto qua. È quasi un chilo. $940. Facciamo 950. Un assegno su Frank Walsh. Posso avere il denaro? Walsh glielo darà. Preferisco averlo da lei. Oh, mi dispiace, se le scuote soltanto da Walsh. Di ritorno? Voglio Walsh. Mr. Walsh? Sicuro. Oh, Mr. Redfern. Ho qui un assegno da incassare. Ah. $950. Già. Ha scoperto una saccoccia d'oro? Sì. Bene. È buono, vero? Oh, sì, certamente. Certamente. Perfettamente. Mi dispiace, Mr. Redfern, ma non ho abbastanza liquido in cassa. Mi lasci un po' di tempo per metterlo insieme. Ripasserò. Oh, non c'è bisogno. Facciamo così. Se lei va alla casa dell'oro, glielo porto io stesso. Ci sarò. Mike, che piacere rivederti. Che cosa stai guardando? Non hai mai visto uno con un braccio solo? Mike, ma io sono Jim, il tuo vecchio amico. Sai, ho grandi notizie per te. Davvero? Eh? Ritorno dalla terra dei Chilcotin, è il posto ideale per il bestiame, figurati che... All'interno il Chilcotin e il bestiame. Jim! Bentornato a Carson Creek. Mi spiace, Mike. Tieniti la tua pietà. Non la voglio. Lo so quello che stai pensando. Disgraziato, ha perso un braccio, devo rabbonirlo. Come ti sbagli? Ah, mi sbaglio, eh? So qualche cosa di nuovo, sai. Ho imparato che una mano con un revolver vale quanto due. Mi ha consegnato del denaro per lei, ha un assegno, eh? Sicuro. $950. Cento. Duecento. Tre. Quattro. Cinque. Sì, signore, monete nuove, doppia aquila. $640 al mese. Ma l'assegno era per 950. Esatto. Ma lei ha un conticino in sospeso con Mr. Walsh. Compagnia Ponti Walsh a Jim Redfern. Distruzione di un ponte, $310. Che cosa? Non ha sfasciato un ponte un mesetto fa? Questa è la spesa per ricostruirlo. Voglio il resto del denaro. Mr. Walsh le manda dire che qualche volta accordo di vazione ai clienti, ma non dimentica mai quello che gli è dovuto.
Congratulazioni, Redfern, è un uomo fortunato. Ha fatto una scoperta miracolosa. Se ne sentiva proprio il bisogno. E che oro, non ne ho mai visto di più bello. Oro? Dove? Un giacimento ricco. Andiamo, Murphy, voglio dirle qualcosa. E io voglio dirle che non è bene tenere queste cose solo per sé, caro Redfern. La gente onesta usa fare diversamente, vero ragazzi? Nascondere è come rubare. Che nasconda un vigliacco. Non puoi tenerlo per te, non è giusto. Devi dirlo a me. Fare montare la testa, lo fa con intenzione. Senta, Redfern, non tenti di svignarsela. Ho visto il rapporto del saggiatore ed anche l'oro. D'accordo, ho trovato un po' d'oro e con ciò qui non ho avuto niente da nessuno. M'hanno derubato e messo al bando. Derubato, eh? È incredibile, proprio lui che cerca di truffarci. Questa non la deve passare liscia, ragazzi. Pensate voi a stappargli la bocca. Dove sta l'oro? Grazie, Link. Ci rivedremo presto. Sue bestie, sono un allevatore anch'io. Non ha il tipo dell'allevatore. Mi dispiace, ho passato qualche momento piuttosto brusco e... Jim! Jim! Sei qua, vecchio orso, e hai salvato anche il pelo, Io credevo che gli indiani ti avessero arrostito. No. Guarda, è proprio lui, quello di tutti i miei racconti, Jim Redfern. Jim, la vedova di mio fratello, Martha Winters. Piacere di conoscerla, madame. Il piacere è tutto mio, Mr. Redfern. Oscar ci ha tanto parlato di lei. Oscar? Ah, è meglio che non mi chiami mai con questo nome, Martha. Io sono orso. Sono sempre stato orso qua su. Oscar Winters, eh? va bene, orso. Ricordi che ti ho parlato di mio fratello là nel Montana? Sì. Io gli vado a fare una visitina e mi dicono che è morto ammazzato. E la moglie e la bimba? Beh, hanno deciso di fare fagotto per andarsene altrove. Ho parlato di te e di quel paese che è l'ideale per il bestiame. Ma sanno che ci sono gli indiani? Sì, sì, gliel'ho detto. Ma Martha si è già azzuffata con loro nel Montana e con... Tante canaglie rosse e bianche. Ehi, Gianna, vieni qui. È quel regalino che ti avevo promesso, Jim Redfern. Questo è un regalo veramente sorpresa. Sono proprio lieta di conoscerla di persona, dopo quello che ci ha detto lo zio. E non ho detto che la metà, Gianna. Oh, l'avessi visto battersi a Carlton Creek. Will, stringi la mano a Jim Redfern, il nostro factotum Will Gray. Come va, Will? Felice di conoscerla, Miss Redfern. Abbiamo fatto un po' di fatica a condurre le bestie fin qui nel Canada. Come, voi quattro avete portato tutte quelle bestie fin qui? No, non esattamente. Avevamo sei uomini, ma... Hanno disertato due giorni fa. Già. Yeah. La febbre dell'oro. Appena qui hanno tagliato la corda. Come sono incostanti questi giovani. Svolazzano da una cosa all'altra.
Ci parli un po' del circo, Tim. Dovrà attraversare montagne come non ne ha viste mai. Ne abbiamo già passate parecchie. Non come quelle del circo, Tim. Ma vale la pena di arrivare in cima. Si scopre un'immensa valle al riparo dai venti e dal gelo. Erba alta fino al ventre dei cavalli. Acqua in abbondanza. 1 milione di ettari intatti. Pascoli vergini. E indiani. Se Annibale non ha fracassato la zucca a tutti quanti. Oscar. Oh, scusa, Orso. E chiedigli... Eh? Chiedigli... Ah, sì, sì. Jim, tu sai che io non ho molta pratica di buoi e allora, Marta... Ti prega di occupartene tu fino al circo, Tim. Gliene saremo grati, Mr. Redfern. Io... T'accetto volentieri. E se rimarrai, Marta ti prenderà come suo socio, metà e metà. No, no, questo poi no. La mandria appartiene solo a voi altri. Siete stati voi a portarla fin qui. Ma senza il suo aiuto non potremmo portarla fino al circo, Tim. Ci occorrono uomini a cavallo e credo che ne troveremo a Carson Creek. Ma ci costerebbero una fortuna. E non ci sarebbero utili sulle montagne che dovremmo passare. O scapperebbero come gli altri. Ascolti la mia proposta. Ho qui $600. $600? Sì. E dove li hai pescati? Più tardi te lo dirò. Darò a voi il denaro, vi condurrò al circo, vi impianterò il ranch e... Magnifico. E in cambio mi prenderò il 20% della mandria. 25. Accettato. Ah, beh. E ora che l'accordo è raggiunto, andiamo a dormirci sopra. A sognarci sopra. Sono contenta, Jim. Buonanotte. Buonanotte. Ehi, hey Jim, parlami di quei $600. E quando scappai di mano agli indiani, trovai un po' d'oro. Oro? Dove? Dove? In un fiume vicino al circo. E credi che te ne sia arrivato? Credo di no. In quel punto del fiume ce n'era ben poco. Già, ma dove c'è il poco può esserci il molto. Mm-hmm. Ah, ormai ho fatto il letto e mi ci devo coricare. Ma vedo tutto giallo. Sai, Orso, ho lasciato Carson Creek a precipizio. Murphy ha aizzato i minatori contro di me e mi hanno cacciato dal paese. Avremo dei fastidi quando tornerò. Se hanno voglia di buscarne, che si presentino pure, eh? Noi siamo pronti. Sta tornando, capo. Dove? Sul sentiero. Ha passato il ponte ieri sera con circa 300 capi di bestiame. 300 capi? E ha pagato il pedaggio? C'eravamo solo io e Jack. Con questo? Vi ho messo là a riscuotere, non a guardare chi passa. Tu lo sai perché è tornato Redfern? No, come potrei? Non lo vedo da quel giorno che è scappato. Non hai sentito nulla? No. Quello pensa ben altro che portare in villeggiatura il suo bestiame. La sua è una mania. Sono anni che va cercando un posto... per allevare bestiame dove non manchino mai erba e acqua. Per questo è venuto nel Caribou. Non siete venuti per l'oro? Io, ma non lui. Diceva che un giorno l'oro finirà, ma gli allevamenti resteranno. Lo accoglieremo come si merita quando arriverà. No, commetteremo un errore. Perché Redfern ha in mente qualche cosa che devo riuscire a sapere. Forse questo allevamento è un affare. Redfern non è uno sciocco. È un tipo che sa dove mettere le mani. Non mi faccio illusioni. Ormai siamo agli sgoccioli. I giacimenti d'oro non riusciranno a tenere in vita il paese per altri 6 mesi. Mi sento la vocazione dell'allevatore. Non è per lei. No? A me piace tutto ciò che frutta denaro. E 300 capi sono già qualche cosa. Fino a quel paese, come ha detto che si chiama? Carson Creek,
Dovremmo arrivarci dopodomani sera al più tardi. Saranno 100 miglia. Più o meno. È un posto poco adatto per le bestie. Qui c'è l'oro. Sono due cose che non vanno molto d'accordo. Se ne è fatta di strada, eh? Che cos'è? Ah, niente. È qui che ci hanno rubato la nostra mandria. E Mike... Sì, lo zio ce l'ha detto. Ha perso un braccio. Facciano molto caso vedendo passare una mandria di buoi. Eppure non è spettacolo di tutti i giorni. Non hai capito? Walsh sapeva già del nostro arrivo. E come mai non hanno pensato a farci la festa? Ho idea che l'abbiano preparata. Vorranno farci una sorpresa. Ehi, dov'è? Jim. Come stai? Sono partito così in fretta che non ho potuto pagarle la mia sella. Perché l'aveva serbata? Non me l'hanno chiesta. Davvero? E questa volta rimane, spero. Solo qualche ora per ingaggiare degli uomini. Poi proseguo per il circoti. Ma è lunga la strada. I buoi ne hanno già fatta almeno il doppio. Sono suoi? No, sono della cognata di Orso, Mrs. Winters. Dove mettiamo le tende? Passato il paese. Gianna, questa è Francie Harrison. Gianna Winters, prendi. Piacere, molto lieta. Vado ad occuparmi della mandria, ritornerò per salutarla, Francie. Con dell'altro bestiame. La prima lezione non gli è bastata. Questo non è suo. Di chi è? Vado a domandarglielo. E perché no? So che ha la mania dell'allevamento. Dice che ha scoperto il paradiso dei buoi sul nel nord. Che imbecille. Lei lo sa dove è stato in quelle settimane? Non me l'ha detto. E se anche lo sapessi non glielo direi. Sta arrossendo come una ragazzina, è innamorata di lui. La nostra Francie Harrison, la stella del Caribù. Spasima per un bovaro. Fuori di qui, vada via e non torni più. Ti vedevo così da tanto tempo. Ti piace? Moltissimo. Sempre sapone nelle orecchie. D'acqua. Va in paese? È molto graziosa. Sì, infatti. Vai in paese, eh? Aspetta, mi vengo con te. No, è meglio che resti qui, Orso. Dovrei dire due parole a Mike. A Mike, eh? Sempre qua dentro, tutto il giorno, e non fa che bere. Eccolo là. Mike, dovrei parlarti. Parla. Non le spiace che entriamo in ufficio, vero, pensi? Accomodatevi. È inutile che tu faccia dei misteri, puoi dirlo anche qui.
Un anno fa per una risposta simile ti avrei rotto il muso. Beh, sto portando una mandria nel circo di. Mi daranno il 25% in compenso. Siamo sempre soci, Mike, nulla è cambiato. Se vieni si ricomincia la vita di prima. Che te ne fai di un povero mondo? No, non parlare così, non sei un invalido dopo tutto. Se lo dici a lei ci viene di corsa. Ha visto, non è cambiato. Non cambierà finché lavora per Walsh. Non ci pensi più, Jim. È fatica sprecata. Per quanto ci si provi, non ne caverà che dispiaceri. Lo so, ma io me lo figuro sempre come il monello di una volta. Francie, io... Sì, Jim. Pronto, capo? Alziamo per il circo, tenevelo. È la sella di Mike? La pago io. Scusi, Miss Francie, lascio il posto. Mi dispiace, Ling, sei stato un bravo cuoco. Cucino meglio sul carro. Jim, stia attento a Walsh. Lo so. Terrò gli occhi bene aperti. Tornerò presto. Tutto è andato bene, ma adesso che entriamo in un paese selvaggio, la marcia sarà dura. Non tanto per le bestie quanto per noi. Di qui in avanti è terra inesplorata. Ritengo mio dovere avvertirvi che possiamo incontrare indiani su quelle montagne, indiani ostili. Ve l'ho già detto alla partenza da Carson Creek e ci tengo a ripeterlo. Se qualcuno vuole ritornare, questo è il momento. Va bene. Leveremo il campo all'alba. Avremo una colazione con gli occhi prima di partire. Non ho mai perduto un'occasione. Al tempo dei trasporti ho razziato i cavalli, trovato loro, ho rastrellato loro. Ora c'è il bestiame e ci metto sulle mani. Le metteranno addosso a lei le mani. Ehi, che cos'hai stasera? Stavo pensando quanto possa scendere in basso un tipo come lei. Come osi? Thank you.
Non ha bevuto ancora abbastanza? Basta che paghi. Non voglio il suo denaro. Dovevo buttarla fuori l'altra sera ed eccolo di nuovo qui. Devo pensare ai fatti miei. Senza bere non posso pensare. Bene, vado a pensare fuori di qui. Sono stanca di vedermelo attorno, ubriaco fradicio. Senti un po', Ivans. Mi sembra che tu cominci a esagerare. Da una settimana sei ubriaco. E perché? Perché non mi manda via? Ha paura di me, non è vero? Perché so cose che non dovrei sapere. Tieni la lingua fra i denti, ubriacone. Murphy! Certo. Vieni avanti, Murphy. Un ubriaco lo potresti far fuori. Prova! Coraggio, Murphy! Questa è l'occasione che tu aspettavi. Walsh mi vuol togliere di mezzo. Avrai una buona mancia se mi ammazzi. Spara, Murphy! Murphy! Come se la filano. Walsh, re del caribù e il suo tirapiedi. Fate schifo! Che vuole qui? Parlare a lei, da solo. Va bene, Francie, parliamo. Su quale argomento? Che cosa sa Mike? Sa che è un ubriacone monco, non sa altro. Lei mente, la conosco troppo bene. Sta preparando un'altra delle sue losche imprese. Qualcosa di vile contro Redfern. Ma via, Francie, è troppo ben difeso il suo Redfern. Ha il cuoco cinese, il vecchio scemo, un branco di uomini ingaggiati in paese, una forza rispettabile, più che sufficiente a proteggerlo contro di me se volessi fargli del male. È molto sicuro di sé, vero? Io giurerei che sta tramando qualche cosa tanto infame che perfino Mike Evans le si è messo contro. Lo vada a chiedere a Evans, glielo dirà, se farà in tempo. Mr. Evans, non vada. Come? No, niente. Avete sentito qualche sparo, amici? Frank Walsh ha tentato di farmi uccidere. E perché? Perché so qualcosa che non devo sapere. Si è accordato con gli indiani per massacrare Jim Redfern e la sua gente. Basta con gli indiani! Forse avete del rancore contro Jim perché non vi ha detto dove ha trovato quel po' di oro. Siete stati sobillati da Murphy. Conosco Jim e vi assicuro che se avesse scoperto un giacimento l'avrebbe diviso con voi. Molti di voi erano a Carson Creek quando Jimmy mi portò qui ferito e svenuto. E sanno per colpa di chi ho perso un braccio. Ora scommetterei la testa che Walsh è responsabile di molte sporche imprese che sono rimaste impunite. Permetterete che anche quella gente sia assassinata? Walsh è già partito. È in vantaggio su di noi e gli indiani sono pronti. Dobbiamo battere lui e gli indiani. Andiamo! Andiamo! È imprudente allontanarsi dal campo. Perché? Non fa lo stesso anche lei? Siamo in terra indiana. Abbiamo rinforzato la guardia ed ora in poi nessuno potrà uscire dall'accampamento. Cominciando da lei. Allarme! Riparazzi! Indiani! Indiani! Indiani!
Stone, assista quest'uomo. Voi prendete quei tronchi e fate una barricata. Avete una superiorità di 10 a 1, Falco Bianco. Dovete approfittarne subito. Attaccateli ancora. Non attaccare di notte. Aspettare domani. Ma si saranno rafforzati domani. Già perduti molti uomini. Aspettare domani. E dopo attaccare. Bisogna costringerli ad attaccare subito, subito. La mandria. Perché non gliela buttiamo addosso come abbiamo già fatto l'altra volta? Ah, sicuro. Ehi, Orso, voi. Cosa facciamo? La mandria ce ne dobbiamo sbarazzare. Se gli indiani ce la mandano addosso, siamo spacciati. Non possiamo uscire, Jimmy. Gli indiani ci farebbero. Fate come vi ho detto. Allontanate le bestie. Grazie, Jim. Perdonami. Non lo dire, Mike. D'ora in poi andrà tutto bene. Certo. Certo, Jim. Avrai la mandria e il tuo ranch. Vorrei poter essere con te. Fare a piedi il resto della strada.